Ciao fanciulle, questo è un total look. Vi farò vedere sia come sarò vestita e sia come ho realizzato questo trucco. Se vi interessa, seguite il tutorial. Come prima cosa applico il primer su tutta la palpebra mobile, anche se bisogna dire che questi prodotti sono talmente buoni che si potrebbe benissimo evitare di farlo. Però a me serve un trucco che duri tutta la sera, magari suderò anche perché magari ballerò anche, e quindi preferisco dargli una sicurezza in più. Con le dita prendo il primo colore che è questo in crema, è un ombretto cremoso rosa, stupendo, che dà subito luce all'occhio e un effetto sveglio, quindi una mattina se dormite in piedi, vi consiglio di usare un ombretto cremoso o un ombretto normale, rosa, che dà subito tantissima luce al viso e dà proprio un effetto sveglio. Ora prendo il matitone e un pennello con le setole sintetiche lo applico sull'occhio, sulla palpebra mobile, andando ben contro le ciglia, perché sennò abbiamo tutte le righine bianche. Ne applico poco per volta e lo vado a stendere verso l'alto con con il pennello sintetico. Uff, mi sa che oggi c'è la luce blu. Vedo tutto blu. Comunque, un pennello per sfumare, questo colore qua che è un viola. Se avessi preso un rosa, si sarebbe visto pochissimo, quindi preferisco scegliere un viola chiaro, che così almeno sulla pelle risulta rosa. E lo applico tutto intorno al colore scuro. Riprendo il matitone. Il pennello di prima, quello sintetico, lo prendo così di punta e lo applico nella parte inferiore dell'occhio come se fosse un eyeliner e anche nella parte superiore. Sempre con lo stesso pennello, con lo stesso ombretto in stick, creo questa righina un po' più su, che vado poi a sfumarla verso l'interno, creando quest'ombra. Con un pennello per sfumare, poi sfumate tutti i colori insieme e con il colore più chiaro, con lo stesso pennello per sfumare, vado a creare il mio punto luce. E con lo stesso stick coloro la parte interna dell'occhio inferiore e superiore. Mascara. Ecco qui. E con il mascara il nostro occhio è finito. Allora vi spiego, questa sera andrò ad una festa e visto che ogni volta che vado ad un evento particolare dico ecco se avessi registrato capelli, trucco, abbigliamento magari le mie fanciulle avrebbero apprezzato e quindi ho detto ok, questa volta mi metto d'impegno visto che anche fino a tardi c'è la luce. E ho realizzato tutto questo look. Tutti i prodotti invece che ho utilizzato per realizzare il trucco, tutti molto low cost. Ho deciso di fare un trucco low cost anche se da sera è molto carino. Il primer, vabbè, potete usare qualunque primer, io ho usato questo, ma sono tutti ottimi prodotti, quindi potreste anche non utilizzarli. Poi sul viso ho usato la BB Cream di MAC, la conoscete tutti ormai, è inutile che ve ne parlo. E mascara,
è Love Extreme, quello di Essence. Questo qua è quello nuovo. L'unica cosa è che è già secco. Dubito che qualcuno l'abbia già aperto, anche perché appena arrivano vanno subito a ruba, quindi ce n'erano un po'. E li ho comprati e anche se l'avessero aperto, comunque magari to una settimana prima, ma non può essere così. Cioè, non è che lo lasciano aperto comunque. Beh, non so se avete capito quello che intendo. È già secco. Infatti avete visto, ho fatto un po' di fatica a metterlo sulle ciglia. Il rosa e il bianco che ho utilizzato è di questa palettina qua di Debbie. Il rosa è questo, che però in realtà è un viola, perché se avessi utilizzato un rosa sarebbe stato troppo tenue, quindi per dare questo effetto rosino ho dovuto usare un viola. E il bianco invece è questo, che è leggermente scimmerino. Eccolo qua, che è leggermente scimmerino. E invece questo rosa viola. E questo qua. Questa palettina è la 02 with my jeans. Eccolo qua. Yeah, anybody home? Eccolo qua. Questa qua. Poi invece su tutto l'occhio avevo messo questo ombretto stupendo di Shiseido. Ciao Miki, grazie! Questo l'ha comprato Miki, la mia amica, quella che mi realizza tutti i fiori stupendi, tutti i fiocchi stupendi. Adesso ha realizzato un paio di orecchini. Fantafabuloso! Anzi, ve lo vado a prendere, aspettate un attimo. Eccoci qua, guardate. Me li ha spediti proprio oggi, guardate i particolari, fatti tutti a mano, cioè sono stupendi anche da questa parte, è il retro, guardate che sogno, pensate che questo è il primo orecchino che lei realizza, quindi è un prototipo, pensate fra 5-6 orecchini che cosa potrà diventare brava questa ragazza. Ciao Miki, grazie, se volete vi lascio il link del sito dove li vende. E la cosa stupenda è che il ricavato dei fiori, dei fiocchi, di queste cose qua, va a tutti i cagnolini in attesa di amore. E quindi è un gesto bellissimo. Lo fa solo ed esclusivamente per fare del bene. Scusate. Lo fa solo ed esclusivamente per fare del bene a questi animaletti a quattro zampe. E quindi solo per questo merita veramente. Andate a dare un'occhiata al sito, ve lo linko qua sotto nell'info box. Stavo dicendo, Shiseido mi ha regalato questo ombretto cremoso che è il PK302, perché il rosa è un colore difficile, e dà un effetto sveglio, come dicevo nel tutorial, perché dà subito un effetto sveglio anche alle persone un po' sonnate, soprattutto la mattina. Però su certe carnagioni o sulle persone che hanno magari le venuzze degli occhi in evidenza le segna ancora di più. Quindi dovete provarlo. Infatti lei l'aveva comprato e solo che avendo questo problema l'ha ceduto a me e io sono stata felicissima di adottarlo. Questo rosa bellissimo. E durano veramente tanto. Sapete quanto li amo? Io quello marrone e lo straamo. Poi volevo parlarvi perché Deborah è uscita con i matitoni, sapete come quelli di Kiko. Me lo sappiamo, ce li abbiamo ormai tutti. Sono comodissimi, sono pratici. Io li metto anche all'interno dell'occhio, voi provate sempre per vedere se il vostro occhio li tollera. Quindi magari la sera prima di andare a letto lo provate in un angolino. Non di certo prima di sposarvi, il giorno delle nozze. Il giorno di un incontro importante di lavoro, il giorno dell'esame all'università, no, ecco, lo provate magari una sera prima di andare a letto, vedete se il vostro occhio tollera, ma non questo, cioè tutti i prodotti da mettere all'interno dell'occhio, provateli sempre, testateli prima. Questi si chiamano Pearly Sticky Shadow Waterproof, eccolo qua, questo è il numero. Adesso sarà 06 o 09. Comunque, vabbè. Io l'ho provato prima, qua, e ho provato con lo struccante, ma non andava via.
sono pazzeschi, cioè, durano veramente tantissimo. Questo appunto è shimmer, ve lo rimetto qua così lo vedete, ed è questo grigio antracite shimmer molto molto carino. Brilla, brilla, mi piace perché appunto volevo dare questo effetto brillante all'occhio, visto che appunto è una serata. Sulle labbra, attualissimo, questo è vecchio perché è un Kissable Lip Color di MAC, non mi ricordo più la collezione, non me la ricordo più, ecco. Questo è Vanity Fair ed è il colore che va adesso, vanno appunto queste labbra Big Bubble. Ed è perfetto appunto adesso, visto che vanno le tinte, vanno questi colori. Ecco qua. L'ho tirato fuori ed è bellissimo perché appunto è una tinta che rimane chiara, ma rimane lucidina, mi piace tantissimo. Ho fatto contouring con questa. Aiuto, ho avuto un incidente. Un minuto di silenzio per questa è una terra abbronzata, però essendo grassa mi viene terrona, ma che detto così sembra una brutta parola, invece è una terra grossa. Quindi questa qui è la Bronze Attraction e la Maxi Terra e poi vabbè, in base a dove lo prendete costano sui 12 euro e solo che è 30 grammi, cioè non so se vi rendete conto quanto è grande, cioè più grande della mia mano. Qua, vedete? È gigante, questa qua penso che durerà per voi, per i vostri figli, per i vostri nipoti. Mi piace perché è opaca e quindi la potete mettere su tutto il viso dando un effetto abbronzato, oppure anche se io sono chiarissima e lo sapete benissimo, questa è la numero 2. Eccola qua, nonostante quello, appunto il colore si addice alla mia carnagione di pelle. E è gigante, cioè io l'ho visto e ho detto no, è gigante, bellissimo. Però ho avuto un incidente, vedete? All'apertura ad Ali di Gabbiano. Vabbè, mi è spiaciuto tanto, ho detto no, la terra. Per fortuna non si è rotta lei, cioè ha avuto solo un piccolo sfregio qui, però vabbè, non è successo nulla. Questi sono tutti i prodotti che ho utilizzato, spero di esservi stata utile e stasera farò tantissime fa... Ops! No! Si è rotto l'elastico! Ma è meglio adesso che stasera. Ho capito che in borsa dovrò portare tipo 8 elastici, non si sa mai. E comunque se tutto farò foto, cercherò di fare quello che riuscirò a fare, e sia della festa che del concerto di Laura Pausini. E con questo è tutto e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao fanciulle e fanciulli.